Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Inizia una nuova settimana per la Juventus e vedremo se almeno Milan e Real Madrid riusciremo ad affrontare all'interno di una di queste amichevoli, perché se no siamo andati veramente in America a farci una bella passeggiatina. Tra l'altro Milan e Real hanno già giocato contro, ha vinto 3-2 il Real Madrid con un gol verso la fine della partita di Vinicius Junior e no, doppietta di Valverde, se ho ben capito. Quindi andiamo ad affrontare una squadra sicuramente rimaneggiata, visto l'attacco dove Benzema è partito, giocava in attacco con Brahim Diaz addirittura, con un trequartista e due punte, quindi il rombo. Ancelotti è tornato un po' sulla strada in cui Zidane era andato con Isco dietro Ronaldo e Benzema, sicuramente un altro Real. Vedremo come completerà il mercato, perché sappiamo bene che c'è sempre l'incognita legata a Mbappé, che è quel giocatore che dichiaratamente è un obiettivo del Real Madrid. PSG sono un po' di problemi, ma sicuramente questi non sono affari che ci riguardano, né per la prossima Champions, perché comunque non lo potremo beccare né contro il Real Madrid né contro il PSG. Evviva, esultiamo, obiettivo raggiunto. E in seconda battuta non è assolutamente un nome che può rientrare nella sfera dei giocatori acquistabili dalla Juventus in questo momento. Tra l'altro leggevo offerte dell'Arabia tipo 400 milioni un anno solo per poi svincolarsi e andare a Real, insomma una roba folle. Allegri non aveva parlato prima del Barcellona, partita che poi non si è giocata, sono partiti, l'aereo è arrivato in ritardo, quindi è saltata la conferenza, quindi è saltato l'allenamento e poi è saltata pure la partita per questo virus. Però poi Allegri, a quanto ho capito in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, quindi questa intervista rilasciata a Fabiana Della Valle, che si trova appunto negli Stati Uniti al seguito della Juventus, Allegri ha parlato e ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a Fabiana. Fa sorridere, perlomeno pensando agli scambi e anche un po' alle risposte glaciali di Allegri nelle conferenze stampa successive a quel battibecco che c'era stato 3-2. Eppure le prime parole della stagione 2023-2024 sono proprio della Gazzetta, sono proprio di Fabiana Della Valle, da quanto ho capito in esclusiva. Ho cercato un po' sugli altri quotidiani, sugli altre testate giornalistiche, venivano semplicemente solo riportati degli spezzoni, e quindi andiamo a leggere concretamente tutto quello che ha detto Massimiliano Allegri. Allegri, come sta la Juventus e come riparte dopo un 2022-23 particolarmente logorante? Parola azzeccatissima per tutto quello che abbiamo vissuto dentro e fuori dal campo. Ripartiamo con tutto il gruppo a disposizione. Ecco, già una mezza bugia, perché non è vero, cioè Fagioli non c'è, Rabiot non c'è, Vlahovic non si allena, Pogba non si allena, non si erano allenati nemmeno Milik, McKennie e non mi ricordo a chi altro, cioè, questo non è assolutamente vero. Iniziamo benissimo, anche se dobbiamo fare i conti con qualche problemino fisico che però è normale in questa stagione. Allora sì, è normale, infatti per dire su Milik, su McKennie, insomma c'è poco da dire, qualche problemino dovuto alla riattivazione circolare. Però poi su Pogba e su Vlahovic, come leggeremo anche in questa intervista, non sono problemini normali inizio stagione, sono problemoni che ci portiamo dietro dalle stagioni precedenti. Siamo ancora a luglio, avremo tutto il mese di agosto per sistemare la squadra se ce ne sarà bisogno, altrimenti siamo al completo così. Anche qui bugia bianca. Ci sono 5 righe, però la Juventus non sarà assolutamente così. Anche giunto, l'ho detto, il mercato in entrata è chiuso, ma io mi aspetto che la Juventus non sarà assolutamente così, e sfido chiunque a pensarla in modo diverso, lo stesso Allegri anche. Ci tengo a ricordare che questo gruppo l'anno scorso è arrivato terzo in campionato, perciò bisogna solo cercare di partire al migliore dei modi. Sì, ok. Prima di tutto aspettiamo di sapere se parteciperemo alla Conference League oppure no, poi valuteremo con la società e il direttore come muoverci, perché se giochiamo in Europa dovremo fare un tipo di rosa, senza coppe un'altra. Allora, questo è vero, è uno dei miei punti. È anche vero che stiamo parlando della Conference, con tutto il rispetto per la Conference, non della Champions, e quindi stiamo facendo anche nel caso delle liste differenti rispetto a quelle che penseresti proprio per la Champions League, però questa è la mia umile opinione. Mi fermo un secondo prima di andare giù per ricordarvi che comunque oggi sono 100 anni di proprietà degli Agnelli per la Juventus. L'anno scorso si ipotizzava che nell'anno del centenario ci sarebbe stato un mercato allucinante, e invece al 24 di luglio ci troviamo a dire: questa è la rosa, il gruppo è completo, mercato in entrata chiuso. È un po' brutta come cosa, è un po' brutta. Poi vogliamo mettere il centenario degli Agnelli di proprietà della Juventus con il fatto che siamo anche alla vigilia del mio compleanno? Quello mi sembra assolutamente una data più importante, quindi domani ricordatevi di farmi gli auguri. Tra l'altro proprio quest'anno Villar Perosa non dovrebbe giocarsi, disputarsi,
Sono andato l'anno scorso, per una volta hanno deciso di smettere di farla, a quanto ho capito faranno un allenamento a porte aperte all'Allianz nei primi di agosto. Abbiamo visto Pogba fare solo ciclette, mentre la squadra si allenava sul campo. Un anno fa ci fu l'infortunio che ha condizionato tutta la sua stagione. Quanto vi è mancato e a che punto è il suo recupero? Ne abbiamo parlato giusto ieri e ho visto che in tanti hanno condiviso dubbi, perplessità e preoccupazioni. Si è aggiornata la pagina, così, a caso. E Allegri dice: non aver avuto a disposizione un giocatore come Paul praticamente per tutta la stagione è stato sicuramente penalizzante. Beh, penalizzante non solo quello. Purtroppo in questa fase sta svolgendo un lavoro differenziato. L'obiettivo è cercare di recuperarlo il prima possibile, ma al momento non sappiamo quando potrà ritornare ad allenarsi con il resto della squadra. Ragazzi, è pesante, eh? Cioè, qua non è che ha detto non so quando torna in campo. Ha detto non so quando potrà tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Mentre la squadra inizia ad andare avanti e a sviluppare una condizione atletica di un certo tipo, Pogba fa la ciclette, va negli USA probabilmente per dei contratti di sponsorizzazione che lo vedevano presente, e quindi più soldi magari per la Juventus, più introito dovuto da sponsorship. Però Pogba non va negli USA per allenarsi. Pogba va negli USA al seguito della squadra. Mi fa ridere, mi torna in mente, che non dovrebbe far ridere, però è così. Quando ci sono state le liste dei convocati, che c'era la lista dei centrocampisti con Nonge e sotto Pogba, e Mike Fusco aveva messo lo screen con scritto Nonge Pogba, con scritto spoiler della stagione 23-24. Eccoci qua, Nonge Pogba. Molto deprimente. Lo vedremo in campo prima della fine della tournée? No, non credo di poterlo utilizzare nei prossimi due test contro Milan e Real Madrid. Praticamente non ha mai lavorato con noi. Sta procedendo bene, ma ci vuole cautela, perché è successa la stessa cosa anche l'anno scorso. Pareva che fosse tutto ok e poi si fermava. Quando lo vedo correre mi pare che stia meglio, però da qui a giocare ce ne passa. Bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra. Allora, quando avevamo detto Pogba probabilmente va in USA, ma non andrà a giocare, già quello dava un po' di noia. Però figuriamoci se davvero nemmeno si allena col gruppo. Cioè Allegri dice bisognerà aspettare almeno un mese per capire. Cioè tra un mese, che è il 24 di agosto, che la Juventus ha già giocato la prima partita contro l'Udinese in campionato ed è già iniziata la stagione, tra un mese, 4 giorni dopo quella partita, capiremo se Pogba potrà iniziare a lavorare con la squadra. Sapete questo signore, questo ragazzo, questo giocatore, quando torna? Quanto mi dispiace Cazzarola, ragazzi. Quanto mi dispiace. E Vlahovic invece come sta? Anche lui con Milik non si è allenato. Gli altri sono acciacchi di inizio stagione. Quanto a Dusan, stiamo cercando di gestirlo nel migliore dei modi. Non scordiamoci che alla fine della passata stagione si era fermato per pubalgia. Perciò adesso facciamo in modo di non sovraccaricarlo per avere una condizione migliore per l'inizio della stagione. Ieri qualcuno diceva: e se fosse per mercato? Potrebbe benissimo essere anche per mercato. Rischi di non fargli fare male. Se l'obiettivo è venderlo, non lo fai giocare, lo fai allenare e basta, o comunque gli fai fare un allenamento a parte, poi chi se lo compra gli fa fare l'allenamento che preferisce. Potrebbe essere, non escludo nemmeno questa possibilità. Però un conto è il video di ieri che vi ho fatto, io vi dicevo: ragazzi, io sono un po' preoccupato, perché se Pogba e Vlahovic inizia la stagione in questo modo qui, campa cavallo che l'erba cresce. Se lo dice l'allenatore della Juventus e conferma quelli che sono stati i miei dubbi di ieri, le mie paure di ieri, niente, molto grave. Niente, molto grave. Perché Pogba è un anno che fermo per il menisco e Vlahovic è 8 mesi che ha la pubalgia. Non mi pare che siano stati superati questi infortuni. Parliamo di sistema di gioco. Si ripartirà dal 3-5-2? Stiamo lavorando per portare avanti ciò che avevamo iniziato l'anno scorso, anche per le caratteristiche dei giocatori. Poi a volte le annate si cominciano in un modo, si finiscono in un altro. Bisogna cercare di migliorare le situazioni di gioco. Allora, io non ho ricordi di una singola annata di Allegri che parte con un modulo e termina con quello. Il primo anno parte 3-5-2, la prima partita in assoluto con l'autogol contro il Chievo, 3-5-2 finì anche un rombo in finale di Champions a Berlino. Secondo anno parte con rombo, finì anche il 3-5-2. Un rombo in cui compriamo Hernanes e poi finiamo a giocare col 3-5-2 con la BBC che fa il record di imbattibilità. Il terzo anno parte anche col 3-5-2, dove mettiamo dentro Higuain, dove entra anche con la Fiorentina e fa quel gol, finiamo con il 4-2-3-1.
l'unico anno in cui siamo partiti col 4-2-3-1, abbiamo vinto col 4-2-3-1 il quarto di Allegri, e poi il quinto di Allegri, ricominciamo dal 4-2-3-1 con Ronaldo, Dybala, bla bla bla, e finiamo in realtà a giocare un misto di 4-3-3/4-3-1-2. Primo anno dell'Allegri bis, ripartiamo con il 3-5-2 a Udine, poi giochiamo tutta la stagione con il 4-4-2 storto, salvo alcune eccezioni in cui giochiamo col 4-2-3-1 con Morata, Cuadrado, Dybala e Vlahovic. Quindi, e poi, vabbè, quest'anno l'idea è di partire 4-3-3 e poi concludiamo col 3-5-2. Quindi quest'anno magari partiremo 3-5-2 e poi chissà che cosa succederà. Quando dice bisogna migliorare le situazioni di gioco, sì, però non è una cosa che si migliora così da sola. Non è che se i giocatori hanno fatto un anno in più di Serie A allora sono più pronti. Cioè, non funziona così, bisogna metterci le mani. Mi aspetto sicuramente una crescita di quei calciatori che l'anno scorso hanno fatto bene pur essendo il primo anno di Juventus, e per questo potranno dare ancora di più. È esattamente quello che vi stavo dicendo. Non è che se passa un anno e Gatti, Bremer, Fagioli, Miretti hanno fatto un anno di Juventus, adesso sono... cioè, perché dopo sembra che tutte le responsabilità della stagione appena passata siano perché Gatti, Bremer, Fagioli e Miretti hanno fatto un anno di Juventus, era il primo anno di Juve, ma non è quello il problema di fondo. Non è assolutamente quello. Che nella seconda parte di stagione ha pagato un po' di più rispetto a Nicolò. Poi abbiamo tanti giovani che hanno, abbiamo avvicinato alla prima squadra, che hanno ottime qualità. No, perché poi dopo il discorso diventa sì, però il prossimo anno faremo meglio perché Yıldız, Huijsen e Nonge avranno un anno di Juventus in più. Non è che tutti gli anni ricominciamo questo discorso da capo cambiando solo i soggetti. Bisogna che la Juventus dopo due anni così ritrovi almeno un'idea da inseguire dal punto di vista anche banalmente degli obiettivi da raggiungere. Bisogna lavorare, dobbiamo mantenere il profilo basso, la stagione sarà lunga e difficile. In questo mese dobbiamo essere concentrati per preparare al meglio l'inizio del campionato. Il punto, ripeto, sarà capire se giocheremo la Conference oppure no. Vabbè, però questo è una cosa che arriva, anche se siamo già in ritardo. Quindi parliamo di mercato, anche se è argomento che lei di solito preferisce evitare. La Juventus finora ha preso UEA, riscattato Milik e prolungato il contratto di Rabiot. Cosa manca per completare il quadro? In realtà io parlo di mercato tutti i giorni con il direttore, quindi con Giuntoli. Valutiamo al meglio la squadra. Se si può, si migliora, beh, è inutile prendere giocatori tanto per fare numero. Su questo sono assolutamente d'accordo, anche perché banalmente la Juventus ne ha troppi. Abbiamo calciatori validi, ottimi, che possono migliorare e crescere perché sono giovani. Però ribadisco, non è che è come in FIFA che sono giovani e quindi settimana dopo settimana l'overall cresce. Adesso non funziona così. Campionato. Con quale obiettivo riparte la Juventus? Fare il massimo, anche se è normale che la Juve debba puntare a rientrare in Champions, perché dall'anno prossimo sarà fondamentale. Mi sembra che i ricavi aumenteranno del 20-30%, per cui una società italiana per poter giocare la Champions è molto importante sotto tanti aspetti. E senza penalizzazione, è giusto ricordarlo, l'avremmo giocata anche quest'anno, visto che sul campo siamo arrivati terzi. Allora, sì, mister, d'accordo. Però torniamo sempre al discorso che motto della Juventus non è arriviamo in Champions, è l'unica cosa che conta. Il palmarès del mister Massimiliano Allegri non c'è scritto qualificazione alla Champions League, quindi evviva. Lo stipendio che viene dato al mister non è quello. Le trattative l'anno scorso con Pogba, Di Maria, Bremer non sono state oh dai rega venite alla Juventus che lottiamo per arrivare nei primi tre posti, quattro posti. Solo queste. Poi che senza penalizzazione la Juve sarebbe comunque in Champions, d'accordo. Ma non è che la Juventus terza in classifica, il tifoso della Juventus scendeva in piazza con la bandiera e diceva oh finalmente siamo tornati, siamo in Champions. Questa è una cosa che va sottolineata, perché se già la prima uscita in cui Allegri rilascia delle dichiarazioni i concetti sono triti e ritriti gli stessi, e che parlano di però l'anno scorso in Champions ci saremmo arrivati, allora io mi preparo a un altro anno di conferenze stampa in cui saremo qui a ribadire le stesse cose. Poi io preferisco che Allegri mi parli chiaro sin dall'inizio, e quest'anno per la prima volta ti dice basso profilo, lavorare, l'importante è arrivare in Champions, e mi va benissimo, perché gli altri due anni parlavamo di scudetto, poi arrivavamo alla fine dell'anno e dicevamo ah ma se volevo vincere andavo da un'altra parte, e quella roba mi dà fastidissimo. Quindi apprezzo decisamente molto di più Allegri che oggi invece mi parla di obiettivo arrivare in Champions, perché per le squadre italiane è più importante. Però io aggiungo anche una cosa: se l'anno scorso in Champions ci sareste arrivato perché sareste arrivato terzo, e quindi il ragionamento è coerente, giusto, proprio per un discorso matematico e di posizionamento,
però lo hai fatto con Bonucci, Cuadrado, Di Maria e Paredes, che sono giocatori di esperienza, e Allegri guarda sempre l'esperienza e non nell'età. Guarda quante partite, poi ovviamente più uno ha giocato anni, più partite avrà, quindi per forza di cose, però lui guarda l'esperienza, guarda quante partite hanno giocato questi calciatori con la Juve, con una grande squadra, in una determinata competizione, in un campionato maggiore, guarda queste cose qui. Maggior ragione quest'anno che abbiamo dei giocatori con meno esperienza, non è scontato allora replicare lo stesso posizionamento, a meno che non si metta le mani in pasta con questi giocatori che, come dice Allegri, sono più giovani, possono migliorare e possono essere modellati. Non è che ci sediamo qua e diciamo d'accordo, hanno fatto 40 partite l'anno scorso, quindi adesso sì che ci siamo. Perché no? Perché la personalità di Di Maria, il dribbling di Cuadrado, la conoscenza della Juve di Bonucci, banalmente la garra di Paredes e tutte quelle partite che hanno giocato ad altissimi livelli in tante competizioni, stiamo parlando di giocatori che tra mondiale, Coppa America, europei, Champions League, campionati maggiori, ne hanno vista di acqua passare sotto i ponti. Poi io ribadisco, questi quattro calciatori che sono usciti l'anno scorso hanno dato un apporto che secondo me è molto basso rispetto a quello che potevano dare, per tutti e quattro, per un motivo o per un altro, per colpe dell'allenatore e per colpe individuali, per tutto, per un insieme generale di cose. Quindi magari De Winter, Weah, Rovella, e chi andrà a sostituire numericamente Di Maria, che potrebbe benissimo banalmente essere Federico Chiesa, perché l'anno scorso inizio campionato non ce l'avevi, o Pogba se deciderà di resuscitare dopo tre giorni come Gesù a Pasqua, che possano dare quel qualcosa in più. Però ribadisco, non diamo per scontato che la rosa è quella dell'anno scorso, e quindi no, la rosa non è quella dell'anno scorso, anche se sono cambiate quattro pedine con un impatto di un certo tipo dal punto di vista del palmarès della presentazione e con un altro impatto invece dal punto di vista del rendimento dell'anno scorso. Però non cadiamo nel tranello di dire, se siamo arrivati terzi l'anno scorso arriviamo terzi anche quest'anno, anche perché apre e chiuso una parentesi, l'anno scorso terzi comunque ci siamo arrivati con Rabiot praticamente capocannoniere insieme a Vlahovic della squadra. Rabiot farà altri 10 gol quest'anno, io mi auguro che ne faccia 20, però non è così scontato. Quindi attenzione che ci sono tante cose che... E poi magari la Juventus in quella penalizzazione ha trovato delle forze dal punto di vista mentale, psicologico, di gruppo, che non avrebbe tirato fuori magari in altre situazioni. Mi viene in mente quella partita con l'Atalanta, cui fai degli errori, certo, individuali, che ti costano il risultato, però la Juve lì tira fuori una rabbia di un certo tipo. Quindi vediamo, perché il concetto poi è sempre quello, ma prima della penalizzazione, ma perché continuiamo a dire sì, però senza penalizzazione saremmo arrivati terzi? Ma perché invece non diciamo sì, però prima della penalizzazione siamo usciti dalla Champions facendo ridere? Perché non è una cosa che può passare così in secondo piano. Non può essere. Allora, diciamo anche questo. Diciamo che 2 anni che non vinciamo. Diciamo che 2 anni, anzi 3, che non lottiamo nemmeno per avvicinarci a vincere il campionato. Perché sennò facciamo una fotografia parziale, inesatta, e sembra che la Juventus senza... Io non mi ricordo neanche più quanti ce ne andati alla fine, 10, 12, 15, 100 punti di penalizzazione l'anno scorso, avrebbe fatto una stagione meravigliosa, fantastica, in cui tutti erano felici, contenti, ballavano nudi in piazza, e quest'anno andavamo a spendere 100 milioni sul mercato per i 100 anni di presidenza Agnelli. Non è la fotografia che corrisponde alla realtà di quest'oggi, non è assolutamente questa. Quindi va benissimo evidenziare, sottolineare, perché è stata una porcata senza precedenti, ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, e mi auguro di non vedere mai più una roba del genere, perché ha veramente violato i principi di lealtà di uno sport e ha veramente messo in difficoltà non solo la squadra, ma è stata una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, che questo sport lo fanno vivere con i soldi, perché se il tifoso non va più allo stadio, il tifoso non paga più le pay TV, voglio vedere Castello come crolla su se stesso, perché è da lì che arrivano i soldi, dagli sponsor. E gli sponsor perché pagano soldi? Per avere un tornaconto dal punto di vista di chi? Dei tifosi. Ricordatevi sempre che se Ronaldo, Messi, Mbappé e tutti questi qua hanno la fortuna di esibirsi e di mostrare queste caratteristiche di un certo tipo, è perché ci siamo noi. Se noi ci disinteressiamo completamente al prodotto, finisce tutto. E Juventus perché va a fare la tournée in America? Perché? Perché Messi va a giocare in America? Perché Ronaldo va a giocare in Arabia?
perché vogliono cercare di creare questi circuiti. Ieri vedevo una foto in cui Messi batte l'angolo all'esordio con l'Inter di Miami, c'è Beckham dietro che guarda tranquillo ed è l'unico senza telefono in mano, Beckham, che guarda Messi che batte l'angolo, e tutte le persone dietro Beckham col telefono a riprendere Messi che batte l'angolo, perché è un evento. Perché? Perché sono eventi, perché i calciatori sono superstar, le partite sono eventi e il tifoso paga per andarle a vedere, paga per vedere il nome. Perché non è che vai a vedere l'Inter di Miami perché wow, l'Inter di Miami, certo, se sei lì ci vai, d'accordo, però non ditemi che l'Inter di Miami con Messi e l'Inter di Miami senza Messi nel mondo tiro uguale, perché non ci credo. Non ditemi che la Juventus va in America a fare la preparazione perché l'aria si respira meglio, cioè vai a Pinerolo, vai su in montagna e lì sicuramente fai una preparazione di un certo tipo, migliore dal punto di vista dell'aria che respiri, di quello che immagazzini. Vai a fare la tournée in giro per il mondo, Asia, America, dove ti pare a te. Non lo fai perché? Lo fai per i soldi. Perché? Perché ci sono i tifosi. Quindi quella è stata una porcata. Ma non facciamo passare il messaggio che senza quella penalizzazione, quindi con la Juve in Champions, andavamo a stappare la bottiglia e dire grandi, abbiamo fatto una stagione incredibile. Perché non è assolutamente così. E se iniziamo già con le prime uscite a ribadire determinati concetti, probabilmente dell'anno scorso abbiamo capito poco o niente.